Amici ed amiche, un pomeriggio al bar e andiamo anche con Rolling Thunder. Ovviamente ho tenuto l'arcade come chicca finale, 3 crediti, 3 gettoni. E vediamo come va. Una giornata tranquilla al bar che voglio giocare a Rolling Thunder. Rolling Thunder in realtà l'ho giocato pochissimo perché mi affascinava, ma ero bambinissimo. L'ho giocato anche poco in emulazione poi, quindi capirete. Bellissimo, mi ha sempre affascinato tanto, ma ovviamente l'arcade è un altro paio di maniche. L'arcade è molto difficile rispetto a tutte le varie conversioni che abbiamo visto anche finora. Questo è veramente cazzuto, ma veramente un gran gioco Rolling Thunder. Mi è sempre piaciuto tanto. Guardate quanti nemici. Ah, poi bisogna stare attenti perché qua ad ogni porta loro escono, quindi bisogna tenerlo in considerazione che loro ad ogni porta escono e non solo ad ogni porta e ti attaccano, se riesco ad arrivare almeno al primo checkpoint, ma quanta gente che dice. Mamma mia, che bastardi. Ok, qua dovrei essere al checkpoint. Quindi, anche se muoio, dai. E qua escono ad ogni porta, ti fottono, no? Qui c'è quello che mi spara. Lo sapevo che c'era, eh. Ma dove cazzo mi fa ripartire? Da qua. Peccato perché c'avevo la mitraglia. Ok. Però quasi può prendere il timing, no? Arrivano sempre di sto cazzo di nemici a volerti bravo mi spara le bombe tutti che mi vogliono bene quando ho finito anche i colpi per tutto. Quanti cazzo ce ne sono? Ok. Mamma mia, durissimo. Wow, che scene meravigliose, queste scene meravigliose con questa musica poi. Mamma mia. Bellissimo. Già a livello 2. Già a livello 2. La ricarica dei proiettili, questo mi viene addosso adesso, vero? Non sapevo che mi veniva addosso sto stronzo. Cazzo, un casino. Questa devo andare a scoprenderla però, che se no. Mi sa che ci sono pochi colpi. Venite giù. Che palle! Posso andare su. Non mi fido a stare sulle casse perché io vado su e vi abbandono. No, cazzo! Andiamo qua. Dai, ma va detto figlio di puttana, ma porca. Salta cazzo! Mamma mia, oh! Di un'aggressività impressionante qua. Non so se più colpi, tra le altre cose.
Girati di là, per amor del cielo. Cazzo, è difficilissimo. Ma ce ne sono tantissimi, porco. Ce ne sono 2000. Di farli. Concentrato perché è anche complicato. Devi farli andare tutti a sinistra. Per fare una roba del genere, proprio caso no. C'è solo lui, mamma mia, non ho più colpi un'altra volta, però c'è sempre un colpo dopo, no? Si ricarica lentamente, ma c'è sempre un colpo. Sì, sì, ciao. Come cazzo faccio qua? Ne sono 3000. Oh, ce l'ho fatta. Quasi sono in ninja. Sapevo. Abbiamo concluso anche il secondo livello. Ancora con un gettone. A me piace tanto questo gioco. Anche se non lo so giocare bene, ma... E qua adesso perderò tutti i miei gettoni perché terzo livello. Quello delle pantere, di quelle creature strane qua. No. Ovviamente esci e ti... Non bisogna entrare a fare la ricarica quando ci sono nemici in giro. E vieni su. Guarda, c'è una quantità di nemici assurda. Perché so che mi create problemi. Oh, creature infami, morite. Qua ci sono anche le pantere. Continuare in rolling time. Ma veramente? Probabilmente no. Ok, dai, faccio un'altra partita allora sui miei tre gettoni. Un'altra partita veloce. No, continuato. Schifose creature.
dire subito, sono pericolosissime queste. Bello, veramente bello. Niente su Pantene. Se mi saltano addosso ho anche la gabbia delle pantere. Bellissima. Escono dalle gabbie queste, eh? Ma che meraviglia! Mi affascinava tantissimo quella parte di livello qua quando lo vedevo giocare dagli altri, che escono le pantere, sono sicuro che escono. Vaffanculo! Sembra di no. Testa di cazzo, maffa! Sparano tutti i bassi quei bastardi. Quanti cazzo siete? Perché qua non va giù? No? Fanculo. Perché vengono qua? Mi sono incasinato questo cazzo di pantera, vai via da lì. Niente, è rimasta lì. Qua il trucco di Rolling Thunder, che se torni fai scomparire la porta e ritorni, mi dà ricarica. Cazzo, ma sono andati in posizione di merda tutti. Ma tengo sparato perché ci sono quei bastardi e mi sparo. L'ho fatta, cazzo, avevo finito il livello. Avevo finito il livello prima. E quasi ci sono sto goofy di merda anche qua nella versione arcade. Mi creeranno pochi problemi. Bisogna sempre anticipare uno sparo qua. In Rolling Thunder. Questi. Vieni. Qua ci sono i gufi e i pipistrelli sono in realtà. Non posso più salire qua. Qua mi sa che ne colpivo anche più di uno se. Qua sembra più fattibile. Oh, cazzo! Spara le bombe. Madonna, madonna. Complicato. Vaffanculo, non ha più funzionato come prima, perché mi ha attaccato di là sto bastardo. Ma guarda sto pipistrelli,
Attimo, starci attento. No, mi attaccano di là, porca troia, difficile far quello. No, mi ha fregato il credito. Mi ha fregato il credito. Grazie al cazzo, ma... No, io ti frego così. Ero riuscito bene a farla la prima volta, la storia di te. Creature di merda queste. Quando mi attaccano entro. Fanculo. Ma poi rimangono lì. E se mi attaccate di qua meglio. Mi attacca le spalle e mi fotte quel maledetto. Sono troppo tanti insieme. Ma ti tolgono anche tutta l'energia subito in seduta stante. Dai. Uno lo uccidi, ma... ti fulminano subito, hai la fortuna di fare come ho fatto prima, che riesci a ucciderli tutti, ma non riesci. Perché di qua non posso tornare indietro, quindi... Che cazzo che l'avrei mai inventato questo cazzo di pipistrelli? Oh, vaffanculo, va. Ok. Porca troia, testa di cazzo, quale... Come fai a uccidere quello lì con le granate, scusami? Ma manco quello che salta prendi dentro. Oh no, ti fotte, come fai qua? Vabbè, difficilissimo arcade, molto difficile, molto complicato. Però, sono soddisfatto. E così si chiude la pratica Rolling Thunder. È stato un piacevole ricordo per me ed è un grandissimo gioco che non ha nulla da invidiare, anche i più blasonati. È stato un piacere, alla prossima, ciao.